Dentro questi grossi computer potrebbe esserci la foto che avete mandato per mail alla vostra ragazza 2 anni fa. Sono i data center, enormi centri di elaborazione dati che registrano tutte le nostre azioni digitali, come il download di un brano da iTunes o il controllo telematico dell'estratto conto della propria banca. Ogni giorno, senza accorgercene, mettiamo in circolazione una quantità strabiliante di informazioni personali. Vengono conservati in giganteschi impianti che ospitano al loro interno milioni di server raffreddati con sistemi industriali. La maggioranza di questi data center consumano però una quantità di energia sorprendente. Basti pensare che in tutto il mondo questi maxi apparecchi usano corrente elettrica per quasi 30 miliardi di watt, una cifra che, watt più watt meno, basterebbe ad alimentare 30 centrali nucleari. L'energia poi è estremamente inefficiente. Gli impianti, per scongiurare il rischio di mini blackout, vengono tenuti accesi 24 ore su 24, sprecando oltre il 70% dell'elettricità che assorbono dalla rete. Infine, i data center di grandi colossi come Microsoft minacciano l'ambiente. Il motivo? Per cautelarsi dalle interruzioni di corrente, le aziende si affidano a gruppi di generatori di emergenza a gasolio, altamente tossici per l'ambiente. La soluzione ai problemi dei data center sparsi per il globo, secondo alcuni esperti, potrebbe essere l'utilizzo di software alternativi per ottimizzare il consumo di energia. Bisognerebbe però superare le resistenze delle aziende, timorose di mettere a rischio l'accesso ai dati personali dei propri utenti.